divagando sul Delta. Navigazione fluviale e lagunare sul Delta del Po. Giochi di luce e di ombre sull'acqua e sulla terraferma. Siamo sul Delta del Po, riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Un insieme di ecosistemi naturali con una straordinaria varietà di scenari. Un mondo unico da esplorare navigando sull'acqua. Un viaggio fluviale e lagunare nel Delta del Po, attraverso i suoi rami e i canali lagunari. Navighiamo tra le vie d'acqua, in diversi momenti della giornata, per cogliere la mutabilità delle stagioni, per ammirare la diversità dei paesaggi e la varietà della flora e dell'avifauna. Per scoprire il patrimonio culturale di questa terra ricca di storie, calpestata da Etruschi, Romani e Veneziani della Serenissima. Per apprezzare gli importanti interventi dell'uomo sulle acque, resi necessari dalla particolare conformazione di un'area posta sotto il livello del mare. Sarà bello partecipare alle feste paesane ed essere coinvolti nel folklore locale. L'acqua è il filo conduttore che ci accompagna attraverso sei itinerari, dall'entroterra fino al mare, divagando sul Delta. Il viaggio ha inizio. Primo itinerario. Dal Po di Venezia, lungo il Canal Bianco Po di Levante, alle lagune di Caleri e della Vallone. Siamo sul Po, da cui nascono i rami che formano il Delta del Po, una delle grandi zone umide d'Europa. Subito avvertiamo la sensazione, che non ci lascerà più, di navigare in una dimensione sospesa e solitaria, ricca di magia e incanto. Poco dopo Papozze, la prima meraviglia. L'oasi naturalistica di Panarella, 20 ettari di ambienti tipici del Delta. Zone paludose e arbusti, salici e pioppi. Qui trovano rifugio molte specie di uccelli. Numerosi percorsi ne favoriscono l'osservazione. Nel piccolo borgo di Corbola, di origini medievali, visse la famosa soprano Rosetta Pampanini, interprete delle opere di Puccini. Proseguiamo tra golene e anse tranquille per arrivare a Botrighe, patria di Umberto Maddalena, eroe della Prima Guerra Mondiale. Al di là degli argini, il vento scompiglia prati e campi di grano. Una villa compare tra gli alberi. Le nuvole corrono leggere, lasciando riflessi cangianti sull'erba. In questo tratto del Po di Venezia fanno da contorno Mazzorno sinistro e Mazzorno destro. L'attracco ci permette di scendere, di passeggiare lungo le sponde e di godere di un silenzio assoluto. Kazen è una bella villa del Settecento dove soggiornò Lord Byron, con un grande parco e una chiesetta. Il fiume ci porta verso la biconca di Volta Grimana. Le sue porte vinciane ci permettono la navigazione verso il Canal Bianco Po di Levante, importante idrovia anche per il traffico commerciale.
A Donada, Palma il Giovane ha lasciato nella chiesa la sua pala di San Pietro in estasi. Al mercato ittico assistiamo alla vivace asta al ribasso, dove ristoratori e commercianti si contendono il pesce appena pescato. Le piante acquatiche creano giardini mutabili. L'oreo allinea le sue case di impronta veneziana lungo le sponde del Naviglio, un tempo navigabile. Poco lontano Rosolina, nota per le colture orticole, in particolare il radicchio, recentemente certificato. Superiamo il ponte sulla Romea, la principale arteria che collega Venezia a Ravenna. C'è un intenso traffico mercantile sull'idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante che unisce Mantova al mare con un percorso di 135 km. Nell'acqua si riflettono i grandi traghetti costruiti dai cantieri navali visentini. Sulle sponde incontriamo pescatori in tranquilla attività. Il museo della corte di Ca' Cappello, complesso rurale del 1600. Testimonianze vivissime di come l'uomo cercò di governare la forza dell'acqua sono le idrovore. L'idrovora emissaria, ora centro didattico. L'idrovora Sadocca, tuttora a servizio della bonifica, con l'ex magazzino oggi centro convegni e la foresteria aperta al turismo tematico. Il percorso ciclabile lungo il canale Sadocca ci porta all'idrovora Chiavichetta e infine all'idrovora Ca' Giustinian. All'interno le pompe idrovore, perfettamente restaurate. Costeggiamo il porticciolo Marina Nuova di Porto Levante prima di immergerci nella laguna della Vallona. Una colonia di fenicotteri rosa dimora qui da tempo. I loro lunghi e sottili colli facilitano la cattura del cibo. Raggiungiamo la darsena di Porto Levante, attrezzata per oltre 500 posti barca e ricca di servizi per i natanti. Attraversiamo la laguna di Marinetta per raggiungere la laguna di Caleri. Il porto dell'isola di Albarella, prestigioso centro turistico del Veneto. Sull'isola la bicicletta è il mezzo più usato. Reti da pesca, barche e pescatori vitalizzano la laguna e confermano la fervida attività di molluschicoltura, che vede nelle lagune di Caleri e Marinetta una produzione di oltre 4.000 tonnellate all'anno di vongole veraci. Rosolina Mare e la sua spiaggia di soffice sabbia, circondata da una pineta secolare. Arriviamo al giardino botanico di Porto Caleri, un vero paradiso per gli amanti del bird watching e della flora, con più di 200 specie vegetali, alcune dette pioniere perché furono le prime a crescere in questa zona. C'è profumo di macchia mediterranea e c'è silenzio, rotto appena dal ciarlare degli uccelli. Garzette, aironi, sterne e diverse specie ornitologiche popolano i lembi di terra e acqua verso il mare.
seguiamo i percorsi pedonali verso la laguna. La luce rossa del tramonto si specchia sull'acqua, lasciandoci un senso di armonia. Secondo itinerario. Dal Po di Venezia, lungo il Po di Maestra, alle lagune della Vallone e di Barba Marco. Navighiamo sul Po di Venezia verso Porto Viro e Taglio di Po. Oltre gli argini si ergono le ciminiere di ex fornaci. Il Po una volta riforniva all'uomo materia prima per mattoni e tegole. Un barcone da turismo fluviale è ormeggiato vicino a Taglio di Po, paese sorto sui detriti portati dal corso del fiume, deviato nel 1604 dai veneziani per evitare l'insabbiamento della propria laguna. Dopo il ponte sulla Romea, la golena di Contarina, in fondo Porto Viro. Costeggiamo un'isola sul fiume, una delle tante che caratterizzano il ramo. Gli alberi lambiscono le acque. Un pesce guizza all'improvviso. Al centro di apicoltura K. Cappellino è possibile visitare la mostra a tema e acquistare mieli di ottima qualità. Continuiamo il viaggio sfiorando la sponda fitta di vegetazione. A Cavenier il Palazzo Rurale, costruito dalla nobile famiglia veneziana, che come molte altre nel 600 si stabilì nell'area del Tizia, dando energia allo sviluppo economico e alla produzione agricola. Entriamo nel ramo più antico del fiume, il Po di Maestra, bello e selvaggio. Le sue rive sono ricche di specie animali e vegetali, presenti soprattutto nella golena Capisani, 43 ettari di oasi naturalistiche gestita dalla regione del Veneto. Il ponte di Cavenier. È rilassante navigare in questo tratto di fiume dove si sente la brezza tra gli alberi. Riscopriamo il piacere della lentezza. Il Po di Maestra ci riserva un affascinante itinerario naturalistico, ricco di golene, accessibili con piccole imbarcazioni. La golena del Lago di Ferro ospita la più grande garzaia del delta, dove vivono e nidificano garzette, aironi bianchi e rossi, falchi di palude. L'atmosfera è particolare. Gli uccelli sono indifferenti alla nostra presenza, ma incuriositi ci volano intorno. L'aria si fa più salata, l'orizzonte più ampio, l'atmosfera più chiara. Stiamo arrivando alla foce. Il ponte di barche a bocca sette. Le palafitte dei pescatori. Le case di campagna. Raccontano dei continui compromessi tra terra e acqua. Raccontano la storia di un'area bonificata nel 1800 e della riforma agraria del 1951, che diede terra e case ai braccianti del delta.
Sommersi dai canneti, andiamo verso la laguna di Barba Marco. Alla spiaggia di Bocca Sette si accede da un ponte pedonale. La spiaggia ha ricevuto le bandiere blu e il riconoscimento delle 5 vele da Lega Ambiente. Alle spalle della spiaggia si apre la laguna di Barba Marco con le sue acque tranquille. Passiamo lungo vie d'acqua, postazioni di caccia e bricole. Gabbiani e aironi salutano il sole che tramonta. Terzo itinerario. Dal Po di Venezia, lungo il Po di Goro, fino alla foce. Dove il Po di Venezia si biforca creando il Po di Goro, inizia l'isola di Ariano, tra le aree più importanti del delta per la storia e la natura. Santa Maria in Punta è un caratteristico centro del 1200, per lungo tempo collegato alla terraferma da un traghetto. Un'ampia golena in fondo all'acqua. Capita spesso nelle stagioni primaverili e autunnali. Il paese di Ariano nasce nell'undicesimo secolo lungo la romana via Popiglia e diventa centro di commercio grazie al porto. È la sede del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. La barca scivola senza fretta sul Po di Goro, tra filari di pioppi, a perdita d'occhio. L'idrovoro a Cave Verzola, un tempo sussidiaria della più importante cave Endremenna. Continuiamo la navigazione verso la pieve di San Basilio, gioiello di arte romanica, ampliata nel X secolo dai Benedettini di Pomposa. Piccola, sobria, in una nicchia al suo interno custodisce una colonnina che pare abbia poteri miracolosi. Il suo centro turistico-culturale ospita, tra l'altro, molti reperti romani. Nelle vicinanze si può ammirare uno degli alberi più antichi d'Italia, una quercia secolare, 450 anni ben portati. Le dune fossili di Grillara, di epoca pre-etrusca, testimoniano l'avanzata della linea costiera nei secoli. Dal fiume riconosciamo il Palazzo Nichetti del primo Novecento. La vegetazione in questo tratto è rigogliosa, soprattutto di pioppeti, parte integrante del paesaggio del delta. Le piante vengono mediamente tagliate ogni 10-12 anni per produrre carta, cassette per imballaggio e altro. Dopo l'abbattimento, il terreno può essere usato per piantare ancora pioppi o colture di diverso tipo. Approdiamo nei pressi dell'idrovora Cave Endremenna, ora museo regionale della bonifica. Realizzata tra il 1899 e il 1905, con l'obiettivo di salvaguardare l'isola di Ariano dalle inondazioni, divenne presto il cuore del sistema di sicurezza idraulica, nonché garanzia di sviluppo agricolo ed economico della zona, grazie ad un impianto innovativo per l'epoca con pompe capaci di sollevare 11.000 litri d'acqua al secondo. Il museo raccoglie le memorie della bonifica, monumentali caldaie a vapore. Molti utensili da lavoro nell'officina destinata alla manutenzione e riparazione dei macchinari.
osserviamo gli immancabili boschi di pioppi. Un airone cinerino spicca al volo al nostro passaggio. In prossimità delle foci, fiancheggiamo l'impianto idrovoro Goro a servizio dell'isola di Ariano. Sospese sull'acqua, le bilance da pesca sono in attesa del pesce di passaggio, come cefali e anguille. Uno degli ultimi ponti di barche sul delta, a Gorino Veneto. Da qui fino alle foci, è un andare calmo e riflessivo tra i canneti. Ecco il faro di Goro, guardiano alla foce del fiume. Quarto itinerario. Dal Po di Venezia lungo il Po di Gnocca fino alla sacca di Scardovari. Il Po di Gnocca si stacca dal corso principale del Po di Venezia e forma l'isola della Donzella, il cui comune è Porto Tolle. È terra giovanissima, formata dai sedimenti del Po dopo il taglio di Porto Viro. Il grande zuccherificio, attivo fino agli inizi degli anni 70. Proseguiamo verso sud. Sulla riva qualche capanno di legno come rifugio per barche e attrezzi da pesca. Nei riflessi dell'acqua si creano disegni immaginari, suggestioni, abbagli. L'edificio rurale di Casoranzo, bello e abbandonato. Nel delta il grano ha trovato il posto giusto per crescere rigoglioso ed essere una risorsa preziosa per gli agricoltori. Il riso del delta nelle varietà Carnaroli, Arborio, Vialone Nano e Baldo, di origine protetta e certificata, ha proprietà organolettiche superiori senza l'utilizzo di concimi. Continuiamo a navigare superando rive piene di canneti fino ad arrivare al ponte di barche a Santa Giulia, Polesine dei Sospiri. Nel 1918 la famiglia veneziana Sullam avviò i lavori di bonifica e di valorizzazione delle terre con le coltivazioni di riso. Entriamo in una zona palustre avvolta principalmente da canneti. La sacca di Scardovari, la laguna più vasta del delta del Po, 3.300 ettari, 140.000 metri quadrati dedicati all'allevamento di mitili, con una produzione di oltre 7.000 tonnellate di mitili all'anno. Intorno a noi solo acqua e silenzio, a volte rotto dal grido di un gabbiano. Risalendo la sacca degli Scardovari verso sinistra, troviamo il biotopo Val Bonello, conosciuto per la vallicoltura seguita attentamente dai tecnici dell'azienda pilota. L'oasi di Camello è una palude di acqua dolce che racchiude tutti gli ambienti tipici del delta. Dai punti di osservazione possiamo tranquillamente spiare aironi e cavalieri d'Italia nelle vicine risaie. Nella sacca
risalta il rudere di un magazzino per lo stoccaggio del riso. All'ora del tramonto, il tempo si è fermato. La quiete è quasi irreale. L'atmosfera è sospesa, in attesa del giorno che verrà. Quinto itinerario. Dal Po di Venezia, lungo il Po di Tolle, fino a Bonelli e alla Sacca di Scardovari. Siamo sul Po di Venezia. Il centro di documentazione della civiltà contadina di Catiepolo raccoglie diverse testimonianze sulle tradizioni dell'agricoltura, oggetti di lavoro e di uso quotidiano che tengono viva la memoria del tempo che fu. Volta Vaccari, un'isola popolata da molte piante igrofile, è un intervento dell'uomo per il controllo idrodinamico delle acque. La navigazione procede tranquilla. Stiamo per lasciare il Po di Venezia per scendere verso il Po di Tolle. Superato il ponte, Polesine Camerini, che dà il nome all'isola le cui terre sono state bonificate e trasformate in risaie da Luigi Camerini a metà 800. Del periodo rimane solo Palazzo Camerini, purtroppo in stato di degrado. I tipici Bonelli. Il paesaggio qui è privo di insediamenti. Quello che più colpisce sono la vastità degli spazi e i canneti piegati dal vento. Ruderi di vecchi magazzini e silos semisommersi, testimoni di un passato di lavoro nelle risaie, prima dell'alluvione del 1957 e dell'abbassamento del suolo causato dall'estrazione di gas metano. Siamo nel mezzo di un dedalo di canali. Gli alti canneti ci lasciano intravedere un paesaggio piatto. Le canne, un tempo, servivano per costruire rifugi per le barche e per gli uomini, ceste, attrezzi da lavoro, stuoie e altro ancora. Tutto era usato, nulla andava perso. Aironi e garzette festeggiano l'arrivo della primavera. Verso le foci, case di vacanza ancorate all'argine. Il ponte collega la spiaggia alla darsena di Barricata, punto di partenza per la pesca d'altura e le escursioni in canoa. Sotto l'argine, ecco il villaggio turistico vicino alla spiaggia. Risaliamo la Sacca di Scardovari sulla destra. La Grande Laguna ha sempre basato la sua economia sulla pesca. Gli impianti producono cozze e vongole in gran quantità e di ottima qualità. Le vongole sono raccolte rigorosamente a mano e a rotazione per non incrinare il delicato equilibrio naturale. Lo stabulario del Consorzio di Scardovari per la depurazione dei mitili è il più grande d'Italia e può pulirne oltre 1000 quintali al giorno.
Sesto itinerario. Dal Po di Pila alla laguna di Barbamarco, all'isola della Batteria, alle lagune del Basson e del Canarin. Siamo sul Po di Pila, il più maestoso. In esso fluisce circa il 60% della portata del fiume. Costeggiamo le cavane dei pescatori di Pila. Alle prime luci dell'alba entriamo nella laguna di Barbamarco, che si estende per circa 800 ettari ed è circondata da quattro valli da pesca. Un pescatore compie gesti antichi. La molluschicoltura ha una notevole rilevanza economica, in particolare l'allevamento della vongola verace. I vongolari raccolgono, selezionano, insaccano le vongole che vengono depurate allo stabulario di Scardovari e poi portate ai mercati ittici. A Pila ogni pomeriggio si effettua l'asta del pesce di mare, fiume, valle e laguna. Navighiamo verso l'isola della Batteria. Riserva naturale costellata da ruderi di case, un tempo abitate da braccianti e mondine. Ci facciamo strada tra i canneti. Navighiamo in fondali poco profondi, in un ambiente dove pochi si avventurano. Il faro di Punta Maestra si erge maestoso tra specchi d'acqua. Alto una trentina di metri, è di proprietà della Marina Militare. Procediamo tra i canneti verso la laguna del Basson. Incontriamo un pescatore solitario. Molti registi hanno preso il grande fiume e il suo delta come scenografia ideale. Molti scrittori sono rimasti affascinati da questa terra di miti e leggende. Molti fotografi hanno cercato di fissarne l'atmosfera impalpabile. Noi abbiamo nel cuore le immagini di un viaggio che sembra quasi un sogno tra terra e acqua. Entriamo nella sacca del Canarin. Troviamo un piccolo ristorante su piattaforma e mentre apprezziamo la cucina a base di vongole e cozze, parliamo con un pescatore del posto che ci racconta storie di un tempo. Le anguille nel delta in qualche maniera adesso mancano molto la produzione rispetto agli anni che furono. Ovviamente questi animali hanno il sapore un po' anche della leggenda che si intreccia poi con la vita degli uomini di un tempo che facevano quel tipo di pesca. Nelle lagune si formavano delle compagnie di pesca che abitavano per mesi sulle spiagge, sugli scanni, in capanne in canna, ed erano formate da pescatori che univano i loro sforzi e le loro reti per creare uno sbarramento al passaggio delle anguille e rimanevano lì per mesi in attesa della migrazione. Era uno dei momenti migliori di pesca stagionale perché risolveva addirittura il problema di un'annata andata male.
Scanoboa, che si inserisce in questo contesto perché la laguna del Basson, una delle più produttive, o perlomeno diciamo una delle più pescose per l'anguilla, ed era il punto dove si incrociavano i pescatori di Pila, di Scardovari, e là formavano queste compagnie di pesca. Io ho avuto la possibilità, oggi posso dire la fortuna, di viverle quei momenti con gli occhi di un bambino e rimanere insieme a quegli anziani pescatori che la sera davanti a un cammino ti raccontavano storie vere, vere, però sempre allungate con la capacità che hanno gli anziani di fantasticare sulle cose. La processione di barche termina con il tradizionale lancio della corona, in memoria dei pescatori periti in mare. Come tante sagre popolari del Delta, anche la festa del pesce di Pila alla sera prende vita e si anima di sapori locali grazie agli stand gastronomici che preparano ricette tradizionali. E poi luci, folklore e tanta musica. E non può mancare la lotteria, con il caratteristico gioco della pesata del pesce. Dall'alto, il delta del Po è un intreccio di situazioni. Acqua ed arsene, valli e strade, lagune e natura. La storia di queste terre è la storia del Po, dove l'acqua incontra la terra e insieme si fondono per creare ambienti irripetibili, fragili e mutabili. Un territorio capace di dare lavoro a chi lo vive e piacere a chi lo visita. Osservando il delta dall'alto, ci rendiamo conto del suo delicato equilibrio. I depositi delle sabbie e le foci creano le buse. I tratti di mare si trasformano in sacche, che vengono chiuse da scanni di sabbia per farne lagune. E infine le lagune vengono artificialmente arginate e convertite in valli. È bello vagare tra una laguna e l'altra attraverso i canali che le collegano. L'attenzione dell'uomo è costante in questo territorio per mantenerlo in perfetto equilibrio. Lo scenario è di ampio respiro, senza limiti. Ci si presenta una realtà che va al di là del mondo percepibile. È un sogno che dà libertà e leggerezza, che evoca ricordi, che genera emozioni. Come scriveva Eugenio Montale: un tempo sognavo, e per me il mondo del sogno era più reale dell'esistenza che gli stupidi chiamano realtà, e più prezioso della mia stessa vita. Il sole è basso all'orizzonte e l'acqua ha riflessi color arancio. In questa atmosfera metafisica incantata, siamo attratti da questo territorio dai confini evanescenti.
È una bella sensazione essere così lontani da tutto il resto.